Madonna, pari mi nonno, mi nonno prima che morisse. Non sei spaventoso se fai così, sei proprio ridicolo. Chiudi la porta che è ridicolo. Allora? Salve a tutti, ti ho cucinato Outlast, vieni a mangiare qualcosa con noi. Due insieme? Allora, di base è... Racconta qualcosa. No. Non racconto niente, non so chi l'abbia fatto. So che tutti rompono il cazzo perché sostanzialmente è stato uno dei leitmotiv di YouTube più famosi. Bravo. Perché tutti gli YouTuber alla fine si cagavano addosso durante la notte. Bravo. Allora, sinceramente è molto improbabile che io abbia una corda che questo gioco possa toccare. Perché a parte io... che a te ci sono due problemi. Uno, non hai corde, e due, nessuno ti può toccare. Quindi sono questi due problemi. E non sono... spero che ci sia un minimo di... abilità richiesta all'interno del gioco, un minimo, tipo devi scappare da qualcuno in modo che rischiamo di morire, altrimenti rischiamo soltanto che tu muoia di infarto. Allora, morire è all'infinito, perché ho letto che comunque è molto difficile. È molto difficile. Perché non hai armi, non hai un cazzo, devi solo scappare e devi gestire la telecamera. Ok, però tu, noi praticamente siamo uno che sta entrando in questo... No, noi siamo due. Albergo psichiatrico. È un manicomio. Un albergo psichiatrico. Il famoso albergo psichiatrico. Perché è quello dove ti mandava a te tua madre, ti faceva l'estero, ti mandi in albergo a fare la vacanza. Nel famoso albergo psichiatrico. Al mare. E tu leggevi all'inizio... Reparto psichiatria. E i miei amici non riuscivamo a organizzare un gioco che fosse uno. No, eravate sempre di più di quelli che effettivamente c'erano, pieni di amici invisibili. E quindi niente, io adesso io seguirò sostanzialmente la chat per il 99% del tempo, salvo quando tu avrai bisogno di alleggerire un attimino il flusso di sangue. Che ci sarà un problema grave perché dovrei giocare con mouse e tastiera. Quindi? Ah, non mi puoi passare il pad, però nel senso... Pensate che giochi con mouse e tastiera. E cosa fai? Mi lanci il mouse come facevi no, con Alien? No, dico gioca a te, ti dico basta. Ma credo che sarà ingiocabile. Ma scusa, però puoi controllare? Cioè, se, non, è proprio impossibile giocare con il controller? Credo, fatti senti se la gente dice in chat. Ragazzi, credo che non mi dava neanche le opzioni. Guarda, ormai tanto lui è coglione. Se andavo su opzioni non mi dava. Comandi? Configurazione controller tipo A. Eh sì, tipo A. Ma... configurazione controller tipo A mi sembra un'evidenza. Oh, posso provare a accendere il pad. Vediamo che fa. Vibrazione controller, che cazzo dici? Sì, funziona. Sto facendo di tutto pur di boicottare questo gioco del cazzo. Se ancora non si era capito. Vabbè, dai, iniziamo. Io non c'ho manco un po' d'acqua, se mi strozzo moro. Il pad va alla grande, infatti sì, ci siamo arrivati. Che metto, normale, difficile, incubo folle. Normale. Non facciamo neanche difficile. Perché mi fai difficile? Ma se c'è incubo e folle vuol dire che difficile è normale. E no, normale, c'è scritto normale è bimbo minchia. No, ma non c'è facile, perciò. Perché il gioco sarà almeno normale, non sarà facile. No, non è possibile. Capisco che nell'indipendenza i livelli sono tarati più per a un livello. No, ma più che altro cioè, non è che dobbiamo fare sto gioco, lo facciamo vedere per vedere quanto siamo bravi. No, cioè, non è che dobbiamo rischiare di rimanere impallati perché moriamo 60 volte. Ho una grande paura di che diventi noioso, ok? Sto guardando le gambe. Dicevi? Io ho una grande paura di che diventi noioso, perché purtroppo c'è sempre... Quando tu hai avuto lo strepitoso successo che abbiamo esperito noi... È vero. Qualsiasi altra cosa che viene dopo, è come chiedere alla tipa lì, alla Rowling, di scrivere qualcos'altro dopo Harry Potter. Beh, però ne ha scritti 7 di Harry Potter. Va bene, ha continuato a scrivere Harry Potter. È come se noi avessimo fatto 20 puntate di Alien. Perché poi appena ha cominciato a scrivere qualcos'altro non ce l'ha ancora più nessuno. E adesso che cosa fa? Infatti torna... con Harry Potter a teatro. Sì, che però non è quel Harry Potter, è la storia dei genitori. Vabbè, con Harry Potter, perché alla fine c'è scritto Harry Potter. E alla fine io ho la paura che ci troveremo fra 20 anni a fare i DLC di Alien, capisci? Dopo una sequela di successi. Capito, tra 20 anni, mica potente, tu avrai 70 anni, Sì! Giorgi, non ti riesci a reggere. Dai, che devo fare, normale o difficile? Difficile. Potente, però difficile. Aspetta, almeno difficile, fate difficile. Scusate, avete ragione, non avevo controllato la chat, infatti stavo per chiedere. Guarda come spiega la trama. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. Ah, c'è anche del porno? Vesti i panni di Miles Upshur. Chi è Miles Upshur? È il fratello di Desmond Miles. Upshur. Un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno. Sempre pronto a rischiare il tutto per tutto per indagare su casi impossibili. Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio o albergo psichiatrico di Mount Massive.
Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massive, hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. E adesso parte la scena in CGI per descrivere la stessa cosa. Ma penso che non abbia scena di niente, è un gioco fatto in tre. Entriamo in albergo fatti in tre questo. Facciamo check-in, andiamo a fare check-in. Commissario divertente per l'agricoltura Salazar. Non si può chiudere di più quella finestra dietro. Io proprio con tutto il nero non vedremo niente. Vabbè, meglio, così non si spaventiamo. Tu vedi? Spaventiamo, era un po' Lino Baffi, perfettamente vedo io. Non vedi quella finestra lì? Zero, io vedo questa telecamera del cazzo qua davanti, l'unica cosa che vedo io. C'hanno lo stesso problema che c'è con i pantaloni, viene sa, c'è una infestazione di cimici. Ma chi ha detto cosa? La radio. C'è un'infestazione di cimici dove? Che adesso non funziona più la radio. Qua, nella contea di sto cazzo, c'è l'infestazione di... Oh, cominciamo a fare sempre i saltini dietro, mi dovete fare... Sei paranoico, non c'è nessuno. Vedevo luci che si muovevano. È incredibile, non c'è nessuno, sei già andato. Lo dico adesso, siccome vedo tutti che è agonizzantissimo. Se comincio a spaventarmi io ti passo il pad, non gioco, non sto scherzando. Ma come fai? Perché mi hanno detto che è solo di salti sto gioco. Mettete la slow, via schermo intero. Cazzo è mettete la slow. Che cosa vuol dire mettere? Vabbè, questo è inutile, penso alla telecamera. No, leggimelo un po'. Madonna, non mi conosci, devo fare in fretta, in forse sintesi. Mi controllo. Ho capito, in sintesi pure. Ho lavorato come consulente informatico nell'albergo psichiatrico Markov di Montmassive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono delle cose orribili, non riesco a capire, anzi non riesco a credere, nemmeno a metà di quello che ho visto. Ma dove l'hai trovato? Il dottor stava nella sedia di fianco, l'ha preso da solo. Ma non eravamo in macchina da secondo. Si è fermato, ha guardato il sedile di fianco, c'era la cara cosa. Sedile, no, la sedia. Il sedile di fianco, scusami, chissà che avevi pensato. Che fosse arrivato in una stanza. Certo, però almeno mi va avanti. C'è una telecamera e delle pile sta prendendo. La chat in slow mode volevano. Ti ho detto che era la chat. Ma non sono io che la posso gestire. Sta facendo tutte le prove, vedi, sto registrando. Dicono di chiudere la finestra dietro. Non si può chiudere, ragazzi, cioè non me lo posso inventare. Ma non possiamo mettere una cazzo di tenda? Non possiamo mettere niente, solamente non c'è Jacopo, altrimenti si metteva Jacopo sopra la finestra così. Jacopo, che ricordiamo si è maritato. Note. Scusami, intanto però mi aggiungo documenti raccolti. Allora, guarda, niente, ci muovi, cammini con lo e stick muovi. Sinistro. E con lo stick destro giri con esatto. Poi con questo qui fai questa questo nota qui qua, che cos'è? Con start fai questo, con destra vedi tutte le note, con sinistra, cioè con sinistra le note che è scritto, con destra i documenti che raccolgo. Che tanto non leggiamo più un cazzo noi perché ci sono già rotto le palle. C'è una gente che è emozionata, sta aspettando le prime fibrillazioni. Già gli occhi a fessurina. Allora con A salti. Con A salti del tipo molto alto e poi dopo ti abbassi con... Fai salti come te, Ale, quando giochi a basket. No. Questo è il salto che fa. Non è il salto. È il salto. È un qualche altro tipo di movimento. Serve anche per scavare. No, è il salto, Alessio. Okay. Forse tendo premuto, no, uguale. Con invece con B ti abbassi. Ok, puoi passarti anche sotto, prova a passarti sotto. Sì. Okay. Con Y tiri fuori la telecamera. Ma scusa, io ho visto in sto cazzo di... vai in green screen, vai in verde... Non funziona, Sì, però va in fosfori verdi quando... No, quando no, parti fosfori verdi non esistono più da tempo, Ale. Comunque non va... Va in visione notturna? Non per forza, va normale o col coso? Per aprire con un colpo la porta premi X, per aprire lentamente tieni premuto X. Pierpe è già di tre quarti. Ma che vuol dire? Non la stavo aprendo lentamente. No, non è vero, le pile non servono. Ah, con Y forse cambi le pile. Ecco, adesso ho messo la cosa. Non hai mai cambiato le pile. Ho letto una cosa. La madonna, scritto no, in un secondo. Salta tutto. È come coso, Hai visto? Com'è? È come Vasco Rossi. In questo posto mi viene il vomito. È più forte di me. Ok. Come fai a attivare le altre modalità della telecamera? Boh, vabbè. Comunque la telecamera funziona, come abbiamo stabilito che è carica, si attiva con triangolo? Con RB. Ok. RB? Sì. Non capisco. Ah, c'è già una persona R1, che guarda, vada. Non sono R1, R2. Hai visto c'era uno che correva? Sono RA, RB? RB ho detto, Alessio. R, quello sopra. RB. Questo è RT. Perché? Perché right button, right trigger. Ah, figo. Quante cose nuove si scoprono. Hai visto? Incredibile,
Percorrere invece LB. Percorrere LB. Sì. Sì, ma non me li ricorderò mai. Questo è il tuo albergo psichiatrico. Perché ci sono le gips? Perché erano andati tutti i militari a vedere che era successo, no? Ce lo diceva all'inizio. E che cos'era successo? Non so, stiamo entrando, Alessio. Ma quindi sono, i militari sono tutti morti? Che cazzo ne so, stiamo entrando? Ricordati che stai entrando in un ospedale psichiatrico. E... horror. Quindi io aprirei le porte con circospezione, non so te. No, però guardala. Dai, è impossibile che ti faccia cagare addosso all'inizio. Ma figurati se non ti fa cagare addosso appena entri. È chiusa la porta, devi vedere che è chiusa. Che cazzo ridi? Ma cosa cazzo ridi? Ma perché non ha nessun senso? Ma cosa cazzo ridi? Ma io ho paura, ma qual è il tuo problema? Mi viene l'ansia a giocare questi giochi. Ma dov'è il tuo problema? Sta temporeggiando da morire. No, comunque non si è tra di... R1 R2 for life. Che cosa significa? Ma che? Non si chiamano R1 R2. Madonna, adesso hai rotto il cazzo. Ma nella PlayStation però si chiamano R1. R1 R2 sono questi qua. R1 è questo, R. E se spinge R3 è quello che spinge. Su PlayStation R1 R2, sì. I due dorsali. Sì. Visto che avevo ragione. Tutto chiuso. Sarò pure lupi in lontananza, eh. Prevedono un gran spreco di batteria. Quando la videocamera è accesa puoi ingrandire o ridurre la visuale. Con vai, con le freccette su. Su e giù, non destra. Capito, è un po' difficile. È un po' schifo questo pad. Siamo in 1500, Quanto dovremmo fare per dargli un senso? Niente, perché per la mia incolumità fisica non c'è niente che può dare un senso. No, in termini di pubblico. Quanti dovrebbero essere? Vedi? Ah no, però quella salta in avanti salta parecchio però. Sì, me lo dici però. Dovremmo essere per me 2000, meno 2000 è ridicolo. Va bene, 1500 meno di 2000 è ridicolo. Era il rumore ambientale. Beh, questa fase parkour vuoi che la faccia io? Credo sia tutto parkour il gioco. Non sto scherzando, che io sa... Non parte una sparatoria tipo... Ma che sparatoria, non c'è nessuno? Non ci sta dentro. Già rotto il cazzo. Cosa faccio? Abbasso un po' la luce? No, no. Però tanto loro non vedono. Non vedo un cazzo adesso. Si è spenta la luce, devi accendere i fosfori verdi. Come l'accendo i fosfori verdi? Non lo so, come si accendono i fosfori verdi, ragazzi? Sei riuscito? Ah no, ma si vede un po'. È che noi abbiamo questo contrasto merdoso con la finestra. Premi R mentre la tieni sollevata. Riguarda i frossi con una batteria, usali con criterio. Non so se tu dovresti stare un po' più avanti, Pierpaolo. Stai fermo, Alessio, mi dà fastidio di sti cazzo di rumori? hai rotto il cazzo, non so come dirtelo. Se stai un po' più avanti con la faccia... Non ti preoccupare, vedere. Lascia stare. Col D-pad. Ho fatto già, tranquillo. Come fammi vedere? Dove sono i fosfori verdi? Non c'è bisogno, è accesa. Però dimmi dove... Ma vuoi fare 5 ore? Quanto durerà? 7 ore? 10 ore? Non lo so. Le vuoi fare tutte con la testa girata dall'altra parte? Siccome mi hanno preparato che è un gioco mortale, naturalmente sto molto, molto in tensione. Ti hanno creato più ansia di quella che... Poltergeist, a casa tua si chiama, a Vignolo lo chiamano Poltergeist. Invece si chiama Poltergeist. Cazzo di rumori. Vabbè, questo è proprio agonizzante. Quelli là che mi dà. Questi sono quelli che mi danno fastidio, questi. Che cosa? I rumori, sì, queste cose qui che sai che. Mo succede qualcosa. C'è le luci sangue. Che si spengono. Cioè, ti dà fastidio l'horror. Tantissimo. infatti non vedo roba horror. Le luci. E ridi su sto cazzo sempre, te. Saluto Averoth che è andato alla mia stessa scuola. Puoi stare superiore. In zitto? Vedi, ho sprecato tutte le batterie perché ho spinto Y, perché con Y metti le batterie, quindi prima le ho sprecate tutte praticamente. Scusa, le batterie. No, in alto a destra c'hai uno di 5. Quindi dice che sono le altre che ho. Uno di 5. Però io non la consumerei molto. Ti fai iniziare te l'inizio, solamente l'inizio. Inizia te. Solamente le prime 10-12 ore. No, solo l'inizio. No. Perché voglio vedere prima che cacchio c'è di spaventevole. Ti regalano cuoricini, le ragazze in chat.
Questa cosa delle porte è veramente fastidiosa. Si può alzare un po' il volume? No, ma basta così perché poi entra in cuffia. Entra in microfono. C'è il telefono che si fa tutto, cioè. Dicono di stare attenti al soffitto. Cioè, bisogna stare attenti al soffitto. Oh, e la Madonna, si è già chiusa la porta lì. Da sola? Sì. Stai cominciando le risate isteriche. Chi è? Cos'è questo rumore? Ah, il coso là sopra. Sentivo... Ci puoi andare a infilare dentro. C'è un po' di sangue che gocciola. Che poi come fa a gocciolare da là il sangue? Gocciola dal muro. Si vede che sopra ce n'è tanto. Andiamo qua dentro? No, sali su quel coso. Ah, è diventato chiusa, era aperta e si è chiusa. Sì, sali su quel... Aspetta, voglio prima vedere. Lo sai che comunque sono sempre il master del collezionismo. I grandi salti di Pierpaolo. Ma è improbabile che ti facciano prendere paura adesso. Come? Perché dovrebbe essere improbabile? Perché... Oh, com'è che si fa? Con R3. Ok. C'è della gente lì giù. C'è della gente che corre. E sono andati via? Sì. O sono correndo verso di me, non lo so, perché andava verso sinistra. Cioè, li hai visti dentro? No, no, per... ah! Non volevo cadere, cazzo. Ah! Ma si può giocare un gioco guardando il muro invece dello schermo? Ragazzi, ma a me mi dà fastidio, ma perché? Anca troia! Ma che cosa è successo? C'era un morto dentro, li portacci su. Ma era morto però? Sì, ho capito, ma apre! Bang! Comincia a fare così. È pieno di morti, guarda. Ma scusa, non lo potevi per lui? No, non potevo fare un cazzo, Alessio. Sono i militari quelli lì sono. Che cazzo ne so, non ce l'hanno mica scritto in faccia, non puoi Ale. Controllare, stai consumando tutta la batteria quando... È tutto spento. Non puoi accendere, no, lì c'è l'altro. Mortacci, tua. They killed us. They got out. The very... Perché gli occhi fosforici? Ah, perché giusto. No, più che altro è... Fammi sentire. Usa i comandi della sicurezza per sbloccare cosa? La porta. Ma ti rendi conto che lui c'ha un palo nel sedere che gli esce dalla giugulare? Ma te non c'ha nel sedere ma c'ha nella schiena. E parla. Pensavi che coglioni che è stato tutto il tempo lì ad aspettare che arrivassi io? Pensa che coglioni. Beh, però. Che coglione, non è che poteva muovere. Guarda, è pieno. Di cosa? Io ho questi riflessi, Pierpaolo, non vedo niente, dobbiamo inscurire quella... Ma che intendi con riflessi? Cioè che io agisci vedo. Velocemente, guarda, intendi dire? Io ho la finestra in mezzo al monitor. C'è di peggio, le. Beh, tipo... Ce l'ho anch'io, io qua ce li ho pure, io sono pieno di riflessi. Però te non è in mezzo, al centro, dove l'azione si svolge. Sì, ma il problema è che io non capisco, cioè, tipo, dov'è che devi andare, secondo te? Devi sbloccare quella porta? Tanto ormai siamo bloccati, dobbiamo sbloccare quella porta con i codici che tu sai perfettamente dove sono. Sai, ma tipo c'è entro qua dentro, secondo te? Ma tu prova tutti i passaggi, non c'è una mappa? No. Allora vuol dire che la strada è super obbligata. Ma andresti sull'ingresso principale, secondo te, qui? Ma prova a aprire le porte che si aprono, ci vai dentro, è molto semplice. Sono tutte bloccate. Bella quella cosa che sono bloccate. Dicono di aggiustare la lampada, però... Dateci delle indicazioni. Sta benissimo la lampada, ragazzi. Ho sputato mentre è diventato. Mortacci tua! Scappa, fai qualcosa. Che faccio? Non lo so, è una scena... Ah, vedi? È super script. Siamo morti? Non credo, Alessio mio. Sarà lì il classico inizio del gioco, adesso capi... Adesso devi ritornare all'ultimo piano, naturalmente, no? E chi è questo? And who are you, then? C'è anche della narrativa, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Ah, ma c'è anche un po' di trama esoterica religiosa? Che stai facendo, lei? Sono spaventato. No, tu per niente. Io vedo solo me stesso. Quindi è un bel vedere. È quello che dà fastidio, questi rumori improvvisi che ti fanno saltare.
Ah, mi ha dato l'obiettivo, lei. C'è un obiettivo perseguibile? Vedi? Fuggi dal manicomio e accedi ai comandi di sicurezza di sbloccare le porte principali. Fuggi dal manicomio, cioè ti ha dato l'obiettivo del gioco. Ti posso dire che scrivono adesso inizia il bello? Eh? Alessio, vaffanculo. Intendevo aggiusta la finestra e la lampada per fare in modo che tu non abbia riflessi. È un po' difficile aggiustare le finestre, ragazzi. Siamo 1600 in progressione. Alessio, cosa bevi? Succo di arancia 100% da, non da concentrato, diluito 10 a 1. Con acqua, ovviamente, non con grappa. Che cazzo so sti suoni? Che fanno sempre sti suoni? Ma quindi però hai un'idea della direzione da seguire? No. Perché da ora comincia il vero divertimento. Per sbirciare... Pierpa. Hai rotto il cazzo, che c'è? Ti ricordi come si corre, vero? Sono bellissime queste frasi. C'è uno morto lì, c'è uno che sta sulla sedia lì, secondo te? E mi sembra un modello di quelli mobili. Sta sulla sedia a rotelle. Lo cazzo va? Fa lo zombie wheel. Vai. Avvicinati piano, magari con circostazione. Non posso andare piano. Sì, non puoi andare piano? Non puoi andare piano. Ok. Ma è vivo? Sì, è vivo. Te l'ho detto. Ma ci vai così? Che succede? Infatti ho detto ci vai così, ma girati! Che fa? E lì non ti fa niente, parlagli. Ehi là! Abbassati, fai qualcosa? Non posso fare niente. Perché fai lampeggiare la luce? Come fai? Non faccio lampeggiare la luce, Alessio. Se non te sto facendo lampeggiare una luce, è automatica. E scusa, tu non gli puoi fare niente a quello lì. C'è uno che respira. No, ma c'è della gente qua tranquilla, guarda. Ehi! Ti stanno guardando. Sembri te quando entro a casa tua, Alessio. E niente frega niente. Lui è il tipo di prima? No, non mi sembra. Però c'è delle belle sopracciglia, eh? Senti la musica. Beh, comunque. Cioè, ti rendi conto che io un gioco del genere. A casa da solo. Ma neanche se mi offrono. Cioè, non lo so, neanche se mi offrono un milione di euro. Cioè, non riesci a fare a luna del pomeriggio qui con è impossibile. Ma neanche, io so. Stai male già? Come fai a stare male? Mi dà fastidio giocarlo. Ma che cosa ti viene? Mi viene che c'ho pure che salto, capito? Quella cosa lì. E dov'è il problema? Mi dà fastidio, ma perché devo stare in uno stato di tensione? Non so, forse è la stessa cosa con le vertigini che ho io. Ultimamente sono arrivato al punto che nei film, quando vedo qualcuno che è in una in un momento pericoloso di vertigine, percepisco il senso di vertigine. Quando uno è in un momento di vertigine? Sì, se uno è in bilico da qualche parte in un film, anche d'azione. Ah, addirittura ti vado... Percepisco la vertigine. Sono proprio invecchiato prepotentemente. Ed è per quello che poi provo a buttarmi coi paracaduti, superare le paure, insomma. Perché quello è. Scusami, io non ti vorrei dire per Paolo. Sì. Però dicono di tornare indietro. Dove? Sono tornato indietro, sono qua infatti. No, la stanza di là. Dovete tornare indietro dove c'è la gente che fissa la TV. E che faccio con la gente che fissa la TV? Se te lo dicono. Madonna, che palle, pure questo respiro di merda, ma che è? Devi tornare lì da quelli. Proclaim the gospel, pianesa, ci sta scritto, eh? Quindi stai tornando nella stanza? No. Ma perché tu devi tornare in quel perché posto perché tutti lì? Dicono che devi andare là. Cioè, si vede che non ho hai capito. Fatto qualcosa. Scusami, però. Stai il gioco, quello. Allora, facciamo finta che io non sto giocando con della gente in chat. Sì. Infatti dicono, alcuni dicono non gli spoilerate. Cioè, perché non dovrei poter andare? Security room è scritto qua a destra. Però tutti dicono avete già sbagliato strada. Ma scusa. E se la ridono. La strada dove stanno i mammoni dietro la libreria. Torna indietro, prendi il pass e poi appena passi da quello in sedia a rotelle muori. No, ma scusa. No, però se non spoilerare. Sì, ma poi quale pass? Scusa, fugge, ma io accedo i comandi della sicurezza. I comandi della sicurezza sta qua a sicurezza, eh? Ah, vai dove ti pare, Pierpa. Vabbè, torniamo dai pass. No, dai, perché torniamo. Effettivamente ce l'hanno detto. Mi hai spoilerato tutto. Comunque, Pierpa, ti conviene ascoltare se vuoi durare il meno possibile questo calvario. Se vuoi durare se vuoi far durare partire, eh? Se vuoi far durare il meno possibile questo calvario. Ehi là, sono tornato di nuovo, che ne dite?
Ma l'ho detto di via al cazzo di pass, ma io non so dove prenderlo, scusate. Scusa, quando si è accesa quel puntino blu, che cos'era? Quale puntino blu? Quando eri lì vicino alla porta. Ah, che posso fare con X, no. Cambio. Dietro... A parte che è pieno di telefoni accesi. Dietro alla libreria. Ma è una stronzata quello che ti hanno detto adesso. È chiaramente una cazzata. Probabilmente quello che sarà, come tutti questi giochi, devo prima arrivare fino al coso di sicurezza. Lui mi dirà che devo prendere il pass. Usa la videocamera. Non uscire. Ti ho detto non uscire e usa la videocamera. Da dove? Non uscire da che? Dentro la stanza con i... Va con bene, fammi fare sta cazzata. Che succede? No, non contro di lui. Dai, nella stanza dei ragazzi. Entra e usa il coso, il fosforo verdi. Cioè? Illumina quella cazzo di parte di là dove c'è la biblioteca, la libreria. Controlla qui a sinistra. C'è il telefono lì, l'hai utilizzato, hai fatto qualcosa. Adesso non c'è un cazzo, adesso hai rotto i coglioni, non c'è niente, nulla. Il nulla. Abbassati totale. Sotto la trave nella sotto stanza. Qua devo andare. Ah, orca puttana. Porca troia. Ma questo deve avere questo respiro per forza, secondo te? Comunque ce l'hanno detto tutti. Che? Tutti dicevano quello. Tempo stimato per la fine della serie 7 anni, 9 mesi e 19 giorni. Siamo a 1700, ma se non arriviamo almeno a 2000 non serve un cazzo sta roba. Perché? Ah, c'è il badge. C'è il badge che gli... Ho capito! C'è il badge. Prendi il badge. Ma secondo te lui tutto il gioco? Tutto quanto, secondo te? È molto probabile. Ah, farà tutto così tutto. Cioè io farò un gioco intero. Non solo. Non solo. Tutto così, eh. Quello è il momento in cui starai meglio. Quando tornerà a fare... Ti rassicurerà perché non saranno i momenti meno concitati. È ovvio che adesso io passerò qua e questi si sveglieranno. Cioè, questa è la cazzata, capito? Che a me dà fastidio. Invece l'arte del... Gioca l'arte fai questo pezzo, no. Non andiamo avanti. Ascoltami, l'arte dell'horror sta proprio nel farti credere che vai, succede qualcosa. Vai, allora, gioca te, fammi vedere che non salti. Fammi vedere che non salti, vai, voglio vedere tu che giochi e non salti. Vai, voglio vedere. No, vai, voglio vedere che non salti. Esci fuori, devi uscire dalla stanza, ti ho detto. Adesso vediamo questo che sta... Oh, non me lo aspettavo proprio! Poverino, questo è pure dispiaciuto, tra l'altro. Hai visto che non hai più paura? Non è una questione di paura! Cosa puoi fare? Potevi scappare? Da chi? Non lo so, io stai lampeggiando di rosso. Ma perché continui a parlare di lampeggi? Io non lampeggio, Alessio. È il gioco, non è io mi lampeggi. Che cos'è la Bentelan? Il Bentelan, è un cortisone. Si può dare il Bentelan al protagonista? Sei tu il protagonista? No, immagino. Io chiudo la porta. Via da un culo, va. Via da un culo, va. Non è un respiro di una persona normale, comunque. Una persona che ha, tipo, veramente il Bentelan gli serve. Ecco perché ha parlato del Bentelan. Comunque il respiro malato era poi del... No, sei te, senti. Ah, è per quello che ha detto Bentelan. Questo è potente. Che cosa? Che mentre corri puoi guardare dietro è violento, eh. È un comando veramente violento quello lì. Quando eh? Devi scappare, però. Quello. Mortacci sua! Sì, ma leva la slow chat, se no ce ne andiamo tutti. No, beh, per me è impossibile, Alessio. Per me sto gioco è proprio impossibile. Stanno parlando del Bentelan. Il Bentelan è un cortisonico per l'asma. Esatto, infatti. Non si prendono in giro gli asmatici. Io sono stato asmatico per un sacco di tempo. Guarda, questo è un testimone, guarda. Ha fatto la fine tua, tu sei stato il testimone mio di mia nozze. Questa è la fine tua, vedi? Mentre caghi, guarda quanto sangue ti esce dalla. È che aveva le emorroidi più grosse del mondo. È esploso. No, vabbè, impossibile. Per me questo gioco sarà impossibile. Non sto scherzando. Ma perché? Perché non ce la faccio. Ho paura di saltare costantemente.
Ah, però ritornano i buoni cari armadietti che ci fanno sempre piacere. C'è lo stesso eh? Movimento dall'interno. Non ho visto. Comunque aspetta. È un daylight, c'è scritto. È un daylight? No, cioè, c'è scritto che loro mentono. No, questo è un, più, un no, po' più classico. Nulla. Ah, sì. Ma chi è Soddo il day? Quello è tutto da scoprire. Guarda, sono rimasto incassato dietro la sedia, guarda. Dicono tutti. Guarda. Dicono tutti bellissima questa parte. Che cosa c'è lì per terra che si muoveva in maniera strana? Non c'è niente di strano. C'era una compenetrazione no, strana lì. Non c'è nessuna compenetrazione. Aggiornami sulla storia. Niente. Accessing security system a una velocità pari a... Guarda che cazzata. È appena finito il tutorial, Pierpaolo. Adesso comincia. Guarda che cosa sta arrivando tantissimi. Guarda, la scuola mi ha detto non provare a combattere, c'era scritto. Hai fatto un lavoro strano, hai fatto... Guarda, guarda! Sta sclippando? Ah, ma guarda anche, guarda anche gli armadietti, l'amico Fritz. Però non ci vede. No, beh, come non ci vede? Ha aperto l'armadietto. Sì, però non... Non il nostro, Alessio, semplicemente. Ha aperto l'armadietto, ma non il nostro. Allora apri tutti. Ma non è così intelligente però, Alessio. Secondo te lui rimane lì? No, se ne va. Oh, esci. Esco, sta lì. Come si salva, secondo te? Automatico come in tutti i giochi del 2020. Secondo me inseguirlo non è la strategia. Che devo fare? Via il generatore insieme a te. Il problema è che non sai dove cazzo devi andare. Quello è una stronzata. Perché così non è una stronzata, in realtà è il gioco, è così. Dovrai scendere. Ben te l'ha indicato del trattamento di tutte quelle patologie per cui è richiesta la terapia corticosteroidea, come asma bronchiale, allergopatie, dermatosi infiammatorie, patologie infiammatorie, stare in silenzio, come artrite reumatoide, colite ulcerosa. Oh! Spondilite. Hai rotto il cane, non riesco a capire che cazzo devo fare. Intanto sono arrivato sparato al seminterrato perché mi ricordavo che c'erano le scale. Era abbastanza banale, eh. Però il problema è che tu vedi così che orienti bene perché cominci a conoscere il posto. Io non ho possibilità di parlare a orientare. Se non ti faccio bene o male a chiudere la porta dietro di me. Non lo so, se poi dovessi scappare velocemente ti rallenterebbe molto. Non pensi? Ma cos'è? Che cazzo ridi? Eri tu che sei tu. No, stavo fermo. Vai, passa lì, passa nell'infessurata. Nell'infessurata? Sì. Ma come parli ormai, eh? Salvataggio, hai visto che è automatico? Documento scia, ma quindi c'è proprio della roba. Vabbè, noi stiamo leggendo un cazzo, Alessio, come al solito, eh? Vabbè. Speriamo che non siano determinati per la risoluzione di... Aragorn dice di chiudere sempre le porte per rallentare... Ma hai bisogno di dirlo in questo modo? No, voglio capire. Hai bisogno di esprimerti come se fossi un demente? Cioè, puoi anche esprimerti normale, non hai bisogno... Per rallentare... Vabbè, continua. I nemici che ti inseguono. Chiudi le porte. Ancora? Chiudile. Chiudile, Pierpaolo. Chi cazzo è, mo? Chi è che ha parlato? Ma che ne so, uno cerchirogne. Vaffanculo, che sei stupido proprio. Qualcuno ha fatto un versetto dall'esterno. Ma quella è una persona o no? Non riesco a capire. Non quello si vede uno... che io ho un riflesso. Quello lì, quello, che cazzo è? È un motore, è quello che devi accendere. Sei sicuro? Sì, al 1000x1000, generatore di corrente. C'è una luce rossa. È una persona! Ma che cazzo dici? Hai visto a sinistra! Girati, è ferma! Non posso, sto fermo, non funziona! Si è rotto il pad! Che cazzo ridi? Perché si è spento il pad? Che cazzo ne so? Girati. Dov'è? Quello. Che cazzo è? Un pezzo di una cosa? Ma sei cretino? Ma veramente sei proprio stupido, eh? Cioè, io veramente, una persona? Che cazzo ridi? Ma guarda che sei proprio un coglione, eh?
si vede un cazzo, non si vede, non si vede niente. E usa sta minchia di batteria, cosa vuoi che ti dica? L'hai acceso quel bagaglio? No, mi dice vai a accendere i due prima, devi accendere le due pompe. Pump room. Ho sbagliato, non ho tenuto la porta aperta, vaffanculo. Cosa vuol dire non hai tenuto la perché porta? Perché in pratica, se tieni premuto X... Ah, la tieni con la mano? Sì. Puoi fare silenzio, però. Sì, sei entrato? Sì, ma cerca di sta zitto. Perché cosa? non sento. Faccio una puntata in silenzio. Chi cazzo? Giocate, guarda avanti che succede. C'è uno. Dove vado? Non so i comandi nemmeno. Ma i comandi camminano, tanto non puoi sparare. Dov'è? Volevo chiudere la cosa. X. Ah! Arriva, sono morto. Sono morto, vabbè, però. Ma dove metti la testa? Poi cosa fai? Ma non so ancora i comandi. Ma c'è scritto premi X. Ho premuto B. Ma che cazzo vuoi da me se non sai giocare, porca troia? Cioè, c'è scritto premi X. C'è scritto in blu premi X. Che cazzo? Guarda dove cazzo fa ripartire poi. Posso mangiare i broccoli? Ma va per te 45 minuti prima, guarda che stronzata proprio. Capirà, questo lo faremo 60 volte, Ale. Ma no, ma è semplice, basta che chiudi la porta. Da dove è venuto il tipo? Devi cercare le batterie. Vabbè, continua. Va bene, continuiamo. Sotto i letti e negli armadietti. Tocca a te tanto giocare col pezzo. No, non è possibile. Sì, alla grande. Scommettiamo che giocherai ancora te. Ma non si vede un cazzo, ma guarda, ma puoi fare un gioco che non vedi un cazzo? Ma che scelta di design è proprio? Scelta del cazzo proprio, veramente. Gioco non vedi niente. Ma che sei scemo! Ho smerdato dappertutto! Ma non è normale, che cazzo parli? Ma guarda, ma capito? Ma sei un quarto d'ora di fianco in silenzio, come sembri proprio un coso! Ci sono i broccoli dappertutto! Ma tu l'hai mai sentito parlare, Matteo? Sì, prima ho fatto bobò! Ma non è normale, mi fa venire l'infarto, Matteo! Dio santo! Io non lo so se sei normale proprio! Come faccio con questo che adesso entra, Alessio? Hai chiuso la porta? Sì, ma come faccio adesso? Questo entra? Sotto il letto. Hai visto? Sei contento? Sì, vabbè, quindi adesso? Ma che bisogna fare? Ma è il gioco dove se ti nascondi sotto. Guarda! Non ti fanno niente. Come fanno a non farmi niente? Adesso arriva e ti faccio ciao con la bacchetta. Bisogna che guardi però. Hai visto che non ti fa niente? E che parla come Titti, qui non c'è nessun brutto cattaccio. Quindi adesso? Esci e vai a attivare quell'altro. Hai trovato l'altra pompa rossa. Poi devi continuare a parlare, pensi? Cioè, pensi che il gioco sia con te che parli? No, per capire se pensi che sia con te che parli o possiamo evitare. Tendenzialmente il format prevede che io dica qualche cazzata. No, perché se tu pensi esatto che dobbiamo fare il gioco e tu ogni tanto prendi e parli, fammi una voce. Te lo sto dicendo, in effetti. Ti si stanno sconsumando le battute. No, ho capito, non si vede un cazzo. Guarda, il gioco del cazzo senza che si veda niente. Guarda. Trova le batterie. Le devi cercare sempre molto. Ho capito, Alessio. Che sei loot man. Fantastico. Comunque ti devi ricordare di chiudere le porte. Va bene. Che cazzo di porte? Non c'erano porte di niente. Che porta chiudevo? Sei appena entrato in un posto. Ma non lo vedi che è tutto un cunicolo? Io ti sto dando un'informazione. Va bene. Dopodiché, grazie dell'informazione utile. La puoi utilizzare oppure no? Guarda, è tutto. Ma ti rendi conto? Puoi fare un cazzo di gioco completamente. Cioè, se io finisco le pile, che faccio? Cioè, lo voglio per capire. Che cos'è lì giù? Oh!
Mi fa sempre sto rumore quest'altro che chiude queste cazzo di porte, poi non lo so. Dove mi posso nascondere qua? Ma l'hai trovata l'altra stanza mamma della mia, pompa? Mamma mia. Cioè, è pieno di armadietti. Ok, fai partire la pompa e poi te nasconditi in un armadietto. E vedrai che non ti succede niente, Paolo. Ricordati che negli armadietti sei al sicuro. Ok? Lo sai che cosa? Adesso ti dico cosa mi ricordi. Mi fai pensare ad Iron Man nei pezzi quelli brutti. Cioè? Parla così. Non lo so, mi fai pensare a Iron Man il film nei pezzi brutti. Siamo 1800 per farlo. Cioè io qua che faccio? Ancora un paio di... Accendi la luce. E che cambia se è arrivato qualcuno? Non è arrivato nessuno. Io rientrerei. Cos'è sto rumore? È la porta! No, ti fottete la porta! Non so rientrare! Gira a destra, spingi X. Continuo a spingere il bottone sbagliato. Sei morto? No, sono ancora vivo, toh. Ma chi è che sfondava la porta? Non lo so, c'era qualcuno che bussava la porta. Non so nemmeno se si è entrato. Io ho provato, ho saltato due volte davanti all'armadio. Scusami, hai ragione. Ok. Dove non possiamo urlare. Se n'è andato in cielo, ha detto. Ah no, sta qua fuori. Passa qua davanti. È passato? Sì. Ha detto se n'è andato in cielo. Ma io come faccio a sapere se lui se n'è andato? Non lo so, e fa parte del gioco. E quindi però esci, se muoio riparto dall'inizio del livello. Bello, bello, utile. Bello. Bello. Hai voluto fare tu il sondaggio, eh? Continuano a vedersi un cazzo. Stai attento comunque, perché quelli che sfondano le porte, Pierpaolo, normalmente sono in giro, eh? Ho capito, che vuoi che faccia? Cosa? Rispondimi, cosa vuoi che faccia? Niente. Voglio semplicemente che tu vada con cautela, ti muovi con cautela. Tutto qui. Ogni porta non è un invito ad entrare. Però chiudere le porte dietro le tue spalle. Vabbè, dobbiamo continuare così, pensi? No, rispondi, pensi che questo è il gioco, dobbiamo continuare così? Non capisco un cazzo, non c'è niente, non c'è una strada, non c'è nulla. Apri quella porta. Ma hai detto non ogni porta non è un invito ad entrare e poi mi dici apri quella porta? È chiusa, via in culo. Dovremmo essere a 1770, eh? Allora. C'è qualcuno? Sì. 1770. Alessio, ti prego. Ti poteva aiutare a calmarti. Porca troia, mo! Cosa? Sta qua! Ah! No! E che faccio? Che faccio? Che faccio? No, che fa? Che gli dico? Accendi la telecamera. Cosa faccio? Guardi. Sta di fianco a me! No! È andato giù dietro l'angolo. Porca puttana! Sei un coglione di merda! Vabbè, però. Non puoi. Aspetta. Dobbiamo rivedere un attimino la strategia, perché in questo gioco con due colpetti ti ammazzano. E cosa vuoi che faccia? Aspetta, se tutte le volte che c'è una potenziale situazione di pericolo, tu nel momento in cui ci sta per ammazzare mi passi il pad, moriamo per forza, capisci? È incredibile questo pad che si spegne da solo. Perché non caricate i pad, è una cosa incredibile. Ma ti rendi conto da dove sono ripartito, Alessio? No, quanto... Dall'inizio! Cioè, devi attivare tutte le pompe. Devi rifare tutto? Devi capirla, capisci? Non mi puoi passare il pad? Cioè, non è, altrimenti non lo finiremo mai. Capito? Ma io come faccio a evitare il tizio che fa la ronda? Ma tu non lo devi evitare, devi semplicemente controllare la situazione. C'è un tizio che fa la rotonda. La ronda. che fa la ronda. Che viene da destra. Mi spieghi come lo faccio a evitare? No, ma devi semplicemente torni indietro, scappi, ti nascondi. Non ma te dove mi fare. Nascondo che sono in un pezzo con della roba? Dove cacchio mi nascondo? Ma è la tua la strada da cui sei arrivato. E arrivi al primo armadietto del mezzo. Io non la penso come decide comunque adesso. Non so se tu sei Pierpa, se cammini in piedi sull'acqua fai rumore. E quindi come devo camminare sull'acqua? Cammina abbassato. Ah, giusto. Devi camminare. Ah, quindi lui mi ha sentito perché camminavo. Quindi. Infatti tutti dicono devi camminare abbassato. Devi camminare abbassato. Non hai caldo? No, la temperatura ideale. Io ho molto caldo io. Però vedi, adesso non succede nulla, comunque, guarda. Comunque, guarda. Sì, ti volevo anche dire che... Ah no, Dicevano che i nemici tendenzialmente sono molto più lenti di te. Quindi se tu scappi, loro non ti possono raggiungere, capito? Ma dove scappo? Indietro per la strada da cui sei arrivato. E poi dopo che sono scappato indietro dalla strada da cui sono arrivato, cosa succede? Ti nascondi e poi dopo lo cambierà il pattern di giro del personaggio. Dov'è il tipo?
Non ce la fanno in 5 puntate se muoiono ogni volta che li sgamano. Ricordati sempre sotto i letti. Cammina abbassato. Guarda. Più basso di così non che si cazzo può. Sto dentro al muro, dentro all'acqua sto. Vabbè, ma questo però, questo ha proprio rotto il cazzo per fare tutti questi suoni, eh. Comunque dicono che devi tendenzialmente camminare molto accovacciato. Grazie l'informazione. Perché ti sentono. Chi? Loro sono dappertutto. Sta sfondando una porta. Controlla se c'è un armadietto per te o qualcosa del genere. Se non ti nascondi presto. Sto facendo, Alessio. Cioè, è sbagliato concettualmente. Perché io come faccio a sapere dove sta, che fa? Cioè, se muoio ricomincio. È quello, è il gioco. Bello. Complimenti a Red Barrels. Peccato non essere nel suo team di sviluppo. Vabbè, cioè, esci, quindi... esci. Piano con la fai silenzio. Non posso fare piano. No, non posso con la spingi la X. Cioè, esco? Che cosa vuoi che ti dica? Esci. Hai preso tutte le pile? Comunque continua anche, anche gli armadietti dice di tenere premuto X per aprire piano. Vai, nasconditi. Ma dove mi nascondo? Sì. Sto a un millimetro! Dove cazzo vuoi che mi nascondo? Cioè, nasconditi, guarda dove sto! Girati, voglio vedere, girati! Guardati! Cosa hai nascondo? Ah, mi potevo nascondere! Adesso quello... dove è andato? A sinistra, vero? Sei sopravvissuto, è incredibile! No, è tornato... Ah! No, no, non è! L'ho spinto! No, non l'hai spinto ho niente. Spinto! È possibile che non ti venga a prendere. Vabbè, ho capito, ma Alessio, sono in una stanza che ha un metro per un metro. E ti devi nascondere sotto il letto. Ogni stanza ha un nascondiglio per Paolo. Non riesco a capire veramente, è incredibile, è incredibile. Devi ripartire da capo? Incredibile. Sì, ma come, questo da dove è uscito fuori però? È ritornato dentro mentre tu guardavi. No, no, all'inizio, da dove è uscito fuori che prima non c'era. Non c'era nessuno prima. Questo fa parte del gioco. Vabbè, ho capito, no, questo non è che non lo finiremo mai. Meno del finirlo mai proprio, cioè... figurati. Puoi scappare, devi scappare. Dove? Addosso a lui, stava sulla porta. Stava sulla porta. Dove cacchio scappo se sta sulla porta? Come faccio a scappare su un... Prova a spintonarlo. A spintonarlo. Sì, devi usare il tasto per correre, dicono tutti. Sì, vabbè, addosso a lui, ci corro in faccia. Ma scappate per Diana. Vabbè. Puoi scappare, te dicono ce la puoi fare. Sì, va bene, va bene. Guarda, neanche chiudo la porta, mi ha rotto il capo. Adesso con dei cazzotti. Sì, poi. Sì, sì, mo ci sputo pure. Aspettiamo sta cosa. Tanto viene sempre qua. Io devo andare a fare la pipì, posso lasciare no, qui da solo? No, evita, per favore, grazie. L'ultima volta però fai te, sì, l'ultima volta però fai te. Ma io non c'ho i controlli. Alessio, non i controlli sono per deficienti, fidati. Non, visto che non puoi sparare, non puoi saltare. Salutiamo tutti i deficienti. Non puoi fare niente, i controlli sono per deficienti. L'altro, vedi, adesso non è venuto, via. Per esempio. Okay. Bene, esci, l'hai visto passare, non è più pericolo, vai. No, era entrato, chissà dove cacchio stava, ma non l'abbiamo visto. Ok. Stai accovacciato. Da che parte è l'altra bombetta? Qua. Normale. Ma hai sentito il rumore? Sì, ma non è successo niente. Ma scusa, mi sa fatto il rumore, vuol dire che mi deve aver visto. Però io non so che cosa fare qui, Pierpaolo. E io cosa vuoi che faccia? E che corri. Qual è il pulsante per correre? Questo qui, se lo tieni in remoto. Ma dove vado? A sinistra, lì di corsa. O a destra, battezza una delle due direzioni. Nasconditi, nasconditi. Bravo, 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 bravo. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Non c'è, non c'è. Bravo, bravo.
Ma come non c'è? Sì, ma non ti preoccupare, sei perfetto. Sei scappato, sei infilato sotto al letto. Alessio, è qui di fronte al letto. Non può vederti. Il gioco presuppone che ci sia una zona franca di salvataggio, a meno che non ti veda entrare. Sa che non ci sei. Ci sei riuscito, ormai sei svezzato. Adesso il gioco è completamente nelle tue mani. Ma dove è andato? Non lo so. Sarà uscito, girati più a destra un non po'. Non posso! Allora va bene. Esci. La batteria. Batteria. Però scusa, l'hai attivata la seconda pompa? No. Fine? Perché? Perché non ci sono arrivato correndo, non hai visto? Pianesani motiva il coach. Siamo a 1800, nella nostra cavalcata. Hai una faccia che è una smorfia che non ha senso. Avevi un mento che era nato così. Ma non lo so cosa facevi. Comunque devi... I due interruttori, il primo l'avevi fatto. Anche il secondo ho spinto. Ok, allora devi tornare a quello precedente. Certo, genio. Peccato che come al solito ce ne saranno sette in giro. Ok. Comunque rispetto a molti gameplay che ha visto Aragorn, stiamo andando molto, molto più snelli, più svegli. Secondo te io come faccio a sapere se c'è il tipo? Dovresti avere in cuffia probabilmente qualcosa, però questo non è il nostro caso. Ti dico solo che Fabigella ha finito il 7 punti. Porca troia! Tranquillo! Ti ha chiesto, per piacere, stiamo registrando, fai poco casino. Se apre l'armadietto sono fottuto. Adesso sì. No, non lo apre l'armadietto. Non sta aprendo l'armadietto di fianco? Ma per quello di fianco è scrittato che apre quello di fianco. Vedi che va via. Sotto, dopo quanto io devo andare via? Erano 7 puntate da 15 minuti, però quelle di salute. Sotto di quanto devo, dopo quanto devo andare via? No, adesso che si è girato puoi uscire. Hai sentito il rumore? No. C'è un rumore? Sentito? Vabbè, ammazza, Ma che? Vabbè, hai detto anche il panzo! No, perché è venuto contemporaneamente al movimento del personaggio. Che incredibile. Comunque dicono che c'è il modo. Vabbè, Alessio, cioè, ma procedi piano. Vorrei che provassi a sbirciare la prossima volta dalle fessure della non si può. Hanno appena detto che si può. Ok? Sì. Qualcuno gioca a te adesso. No, adesso attacchi al cazzo. Mi hai fatto venire un infarto. Ma non vedi che sto super teso? Ma sei deficiente. Mi cazzo ridi. Mi hai fatto venire dovrei andare in gocciola qua. Sto facendo una sudata che è anche a parte. Cioè, a te non sei normale. Fa caldissimo. Sto sudando tantissimo. Dai che anch'io devo andare a fare la pipì. Ma hai detto che si guarda la telecamera? Se muori adesso, viene sa, sono arrivato fino qua giù, Allora è meglio se non gioco. Vai nell'armadietto in caso. Lo metto in pausa. No, no, vai l'armadietto, fai te. No, no, non è possibile. No, fallo te tanto adesso. Allora adesso non ne ho voglia. Aspetta. Erano buonissimi i broccoli, Vedo che la gente si è gradito. Hai fatto un salto che non avevo. Comunque sono bravo perché mi muovo veramente. Sei bravissimo, Alessio. Basta! Non posso fare niente! Non ce la faccio! Va bene, però rischi di spaccarmi il pad in faccia! Il problema è che adesso io non so dov'è.
E va bene. Perché se è dietro... Infatti devi battezzare una direzione dove andare. Ma davanti non so dove andarmi a nascondere, perché davanti... Non sai... Torri c'è dietro, il generatore. Ma se lui è dietro? Non è dietro, dai. Ma non poteva stare avanti, perché non sai... Io non ma l'ho visto. Aspetta, ma anche se ti colpisci una volta, puoi scappare. Non sei, non ti dare per morto appena al primo colpo. Loro dicono che puoi scappare. Vai sotto, sotto, sotto. A destra, era sotto a destra. Andiamo a dirti. Penso che cazzo è maglietto, coglione, ma come hai visto quando andare via a saltare? Sei morto, sei morto. Dopo... vai, vai, vai. Corri, 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 corri. Non posso fare niente, Alessio, quando fa... Ma devi ripartire adesso da capo. Sì, dai, vai, vai. Puoi giocarlo, te, per favore. Ma che è impossibile. Hanno... No, sei vivo. No, ma che sono vivo? Sei vivo. No, ormai non è che è morto, Alessio. È impossibile comunque, ma dove stava? Dove era lui? Ma non lo so! Prova a farlo detto. Ma è ma... il bello che eri salvo! Non ti sei salvo. Fatto prendere dal parcheggio! Saltava! Continuava a saltare invece di aprire. Com'è che ci si abbassa? Non so niente! Dico B. Questo è A. Con quello rosso, ecco, esatto. E poi dove vado? Però mi devi dire dove andare, perché io non so, non mi so orientare. Stavo per fare un succhiotto sul collo di Viale dei Sali. Dai, dimmi la direzione. Vieni a sinistra. E poi come passo questo qua? Saltando? Mi fate un fischio quando finisce il tutorial. Qua. Ma accendi la telecamera, attenti, non vedi ma cosa devi andare. Accendi la telecamera. Sei seduto, sei sdraiato? No, sei risdraiato di nuovo. Voglio stare sdraiato. No, qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno qua. Neanche qua, quando entra ancora non c'è nessuno. Tutto il primo pezzo non c'è nessuno. Dove vado? Non ci vado neanche lì, vado direttamente a aprire il primo coso. Che però sta all'altra parte. Ma qua non arriva nessuno, ma è normale. Qui. Hanno detto che sei l'unica persona al mondo che tiene il pad all'altezza dei capezzoli. Atomic Fede ha detto che è quello che ti ha suggerito di farmi il buco nella manina del cazzo. Sì, uno di loro. Dicono, Pierpa, se già con te non lo finiamo più. Se fa giocare Alessio che per nascondersi nei armadietti si mette a saltare tipo zio Gebedia, siamo a posto. Consumi tutta la batteria comunque, eh. Non uscire. Vuoi vedere? No, lo so tanto, arriva qua davanti, dice è andato in cielo e se ne va. Ecco, sta entrando. Ti va, non spiega la batteria. Senti proprio a delle gusta a vedermi morire, eh? Cazzo, ci hanno rotto le palle per tutta la vita. Prima di fare queste dirette dovete trascondere una trombetta a controllo remoto e farla suonare mentre Pierpaolo è in agitazione. Poi dimmi dov'è l'altra? Dimmi dov'è l'altra? L'altra sta nell'altra stanza, devi entrare. Quella dritto? Lì, sì. E no, per in questo passaggio non c'è nessuno. Sì, come no, c'è il tizio che sta girando nell'acqua adesso. Eccolo. L'hai visto? Sì, ce l'hai addosso. È lì davanti. Sono morto. Perché non corri? Perché non so come si fa! Perché non so come si fa! No, io non prendo paura! Adesso che gioco! Ma non so come si fa! Ah, ti faccio vedere mentre giochi! Perché non corri? Questo è il tuo movimento mentre giochi. Dai, dai, fallo tu. Mamma mia, sei proprio veramente... Qual è il pulsante per correre, cazzo? Questo qui, te l'ho detto 7 sì, volte. Sì, ma che me ne sono 20. Che cazzo, cioè... Già io... Allora, io ho l'ansia della vita, lì. Esatto. Io ho l'ansia. Te veramente hai... Non hai le capacità proprio, cioè... Oh. Who's there? Dice anche dopo che ti ha dato il primo colpo puoi continuare a scappare. Lo so, te l'ho detto anche a te, però infatti non capisco di cosa tu abbia paura. Questa è un'altra, ho sbagliato stanza. Dove sei andato? No, non è quella giusta, guarda, cioè, che cazzo, madonna, ma è la memoria breve del mio, come cazzo si trovano? Era dall'altra parte il pulsante, io ho fatto, sono entrato nella seconda diretta direi. No, vedi che non c'è il letto qui? Dov'è il letto? Vai nel armadietto, veloce.
Certo che se ogni volta che tu diventi un cazzo maledetto devi guardare il pulsante. Oh, ma te l'ho detto. Sono cazzo. Quattro pulsanti sto gioco del cazzo. Quattro? Allora abbiamo sbagliato. Prima io andavo lontanissimo, in verità era sbagliato. No, no. Dovevi prima, sì, dovevi prima spingere questi due e poi andare nella stanza lontana dove ho tirato sulla leva. Ecco perché era difficile. Questa qua che hai aperto adesso. Ma scusa, per me era scontato. No, dobbiamo spingere no. I due pulsanti. Prima. Però invece non me lo dicevi mai. So che per. Cioè, davanti, eh. So che per te era scontato, ma non è così scontato. Quindi adesso vai nella prima stanza. Ah, do l'altro pulsante, poi ti vado a tirare la leva. Bravissimo. E invece sbagliavo. Facevo solo un pulsante e andavo nella leva. Ho detto che sei nessun brutto cattaccio. Mi è sembrato di vedere un gatto, eh. Non avevo capito nulla. Ma quindi cosa faccio? Adesso devi andare a quell'altro. Devo sì. Uscire adesso? Sì, sì, è andato via da Nora, lei. No, a sinistra sta. No, sto a sinistra. Fammi accendere. Sì, ma lui sta a sinistra. Accendi la torcia. Alessio, hai cambiato la pila. Stai spingendo tutti i cazzo di pulsanti a caso. Ho consumato una pila. Sì, hai sprecato una pila. Cioè, mo ce l'hai zero. Hai zero pile. No, adesso. Zero di 5. Quindi zero. Zero di 5, che vuol dire? Ne va portare 5 e ce n'è zero. Alzati. Alzati in piedi. Qui non ci sono batterie. Vabbè, continua a guardare gli scatoloni messi in pila. E dov'è l'altra? Vai da qualche parte invece di guardarti intorno! Entra nei cacchio di armadietti! Dai, zio Gerebia, veramente, eh! Mamma mia, che palle! Io uscirei. Sì. Effettivamente in uscita non puoi controllarlo. Accendi. Non puoi controllarlo. Devi andare nella prima stanza. E mi devi Alessio. Dire però dov'è? Non lo so, non ho capito dove sei andato. Ah, eccolo, lui sta arrivando da lì, l'hai visto? Sì, me ne vado. Non lo so, comunque la stanza è questa subito a destra. Dov'è? Questa subito a destra. Vai via! Non lo vedi? L'ho visto, l'ho visto. Che fai? Stai tranquillo, entro spingendo X. Ma puoi guardare il tasto ogni volta? Sta qua davanti, è davanti, ha detto sì. Mamma mia. Corri adesso, corri adesso, corri! Corri, non nell'angolo! Accendi la luce! Di qua, sali, sali! Vai sotto a letto X! Vabbè Alessio, X! Cioè, ma lo vedi? Lo vedi? Ma non hai visto che sono scappato dopo il primo colpo? Ma sei scappato sbattendo contro gli angoli, Alessio! Ho capito, però io ancora ho problemi di coordinazione. Madonna santa, contro gli angoli scappavi. Ho stravinto. Sì, infatti è diventato un altro gioco. Allora, fai la corsa qui, sbattete nel cazzo, salta, fai il parkour. Ma adesso, prima dicevi no, voglio fare piano, voglio Sì, ma dopo mi hai detto che non, sì, che sì, non sì, arrivano, sì, effettivamente sì. Non arrivano. Vai, corri, corri, ti dico, che c'è qua un giro. Ma vedi che ci sta uno, ha detto chi c'è qui. Quindi dov'è? La prima è destra, a destra. È questa la prima. Ah, se siamo abbastanza veloci possiamo attivare entrambi i pulsanti prima che l'omino spacchi la porta. Infatti ho pensato proprio quella cosa lì in questo momento. Guarda, sono stato proprio indeciso, ho detto faccio o non faccio sta cosa. Quindi infatti conviene fare una corsa. Ma mo adesso ormai l'ho fatto, gli ho fatto rompere la porta. Però ho pensato massimo la dopo, stessa cosa. Massimo ho dopo. Comunque non puoi sbirciare, non puoi fare niente qui dentro. Che dicevi che puoi sbirciare? No, infatti se sapete i comandi per sbirciare attraverso le fessure sarebbe gradito. Altrimenti il tizio sta qua davanti. Se è solo sul movimento del cacchio non serve a niente. Stessa cosa, non puoi controllare l'apertura dell'uscita. Detto subito, tu dicevi no. Ecco, passato amico Fritz. Questa è una cazzata però, perché vedi, lui mi sente. Mi ha sentito. Alessio, ma la mattina quando ti vesti davanti all'armadio ti metti a saltare prima di aprire. Vedi, da lui si mette a saltare per prendere i vestiti più alti. Però vedi, lui ti sente sempre, è sbagliato. La morte del gaming, sono, mi chiamano la morte del gaming. Però dico, è sbagliato perché vedi, mi sente sempre. Mi sente sempre quando fai cosa? Appena ho aperto l'ascensore, l'armadietto, e sono andato fuori, mi ha sentito. Vai piano, guarda. Accendi, vai piano. Là. Non arriva. Sì, mi ha sentito prima, ho fatto così. Stai mi ha sentito. Stai dietro la porta allora. Ma che cazzo vuol dire stai dietro la porta Alessio? Ma che è che... Vai, allora vai a destra, lui è passato lì a sinistra. Vai. Stai basso.
Vabbè, vabbè, lo so, proprio un coglione. Te l'ho detto, te lo sei detto da solo almeno. Chiudi la porta e vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto. È stato! La smetti, vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto! Che cazzo, sto andando sotto, non lo vedi? Non ti becca, non ti becca adesso. Stai, vai sotto, vai sotto, vai sotto. Mi metti l'ansia, porca pupazza. Stai sotto, stai sotto, stai sotto. Andato, vai, è finita. Vai, secondo pulsante, leva e andiamo. E il salvataggio automatico. Non c'è nessun salvataggio. Non ha salvato. No, no, quando tiri la leva. Ah, sì, mo arrivo fino alla leva, secondo me. È lì in mezzo alla stanza, eh. Oh, cazzo, è sotto! Dov'era? Scappa dritto. Ma dov'era? È entrato dalla porta. Scappa dritto. Ma scusami, era appena uscito dalla porta. No. Sì, sì, adesso. Ma, aspetta, ma se quel coglione di chi ha inventato l'animazione per accendere il pulsante fa boom! Lui è tornato giustamente, infatti mi aspettavo che tornasse. Ma io sono stato sotto. Ma non abbastanza, non abbastanza. Allora, pronto? Pronto? Cazzo ridi. Pronto? A... Come sta procedendo in maniera molto fluida. Non lo vedete, ma è arrivato Ionis. Andiamo a cannone. Vai dritto di fianco a lui. Vai, dribblalo e vai. Sentito sparare un 2017 per la fine. Cioè, quindi che devo fare? Devo correre a destra? E vai, torna indietro nel corridoio di iniziale, dove lui non arriva. Il corridoio iniziale. Quello da cui arriviamo tutte le volte. Come ci arrivo fino lì? Ci vuole 45 minuti qua per arrivarci. Ma non è vero. Ma se sì, corri, è un secondo, no, vai. Pronto? Pronto? Mano sulla corsa. Ma lui è questo vedo piegato? Sì, lui quindi è come faccio a evitare? A destra. Bravo. Vai. Non entrare, vai. Salta. Nasconditi. Non entra! Sotto. Spegni la luce, non abbiamo più batteria. Però non mi ha visto adesso. No, è impossibile. Spegni. Non mi vede, è infrarosso. Ma risparmia la batteria, ci serve la batteria, non vediamo più un cazzo. Hai visto? Adesso che devo fare secondo te? Esco, posso uscire? Sì, adesso puoi uscire tranquillo. Prendi la batteria. E devi andare a accendere la lampada, la leva, tirare la leva. Sei sicuro che stanno andando nella direzione? Sì, sì. Anche te però ce l'hai, un po'. E quindi dov'è il salvataggio automatico? Dov'è il salvataggio automatico? No, io ho fatto tutto però, Abbiamo acceso entrambe le cose. È il generatore però, eh. Ah, mo devo ritornare alla stanza centrale e spingere il pulsante. Dicono di aspettare leggermente di più prima di uscire in ogni caso. Il problema è che, vedi qual è il problema? È questo. Io adesso non so se c'è lui. Questo è il gioco. Devi sentire, infatti dovremmo avere il rumore in cuffia. Comunque siamo 1830 persone, Pierpa. Sì, sta qua Alessio. È qui. Sì, l'ho visto passare nell'ombra. Vedi? Eccolo. Visto? Spegni. Non sprecare. Guarda che è l'ultima batteria che abbiamo, quella, Per un bel po'. Quindi adesso tipo quanto aspetto, quanto conto? Diteci voi quando riuscire, per cortesia. No, ma c'hanno pure il delay, Ale. Appunto, che così guadagniamo 12 secondi almeno. Per 500 euro, Silver 9599, faccio qualsiasi cosa io. Allora, dice giustamente, d'ora in avanti Pierpaolo... Puoi fare silenzio per favore? Sì, però intanto te lo racconto. Giustamente, se tu impari a chiuderti le porte dietro, riesci a capire chiaramente se arrivano o non arrivano. Così non rimani nel dubbio. Ma questa è una tua convinzione, Alessio? No, perché loro devono sfondare la porta, perché non sono capaci di aprirla. Vabbè, hai fatto una roba, vai, devi andare a sinistra. Porca puttana, vai, porca vai. Troia! Dove vai? Accendila. No. Vai alla porta. Alla porta, vai alla porta. Non sta arrivando, dai. Io non terrei tutto quello giù. Vabbè, ha rotto il cazzo. Vabbè, vai, proprio. Vai. Armadietto.
Sì, vabbè, però cioè, è impossibile. Che cazzo ridi? È impossibile. Cioè, è impossibile. Staremo qua 10 giorni probabilmente. Poi se crepi riparti dall'inizio. Puoi correre, anche se ti vedi, corre e tira la leva, almeno salva. Ma ho appena tirato la prima leva, cioè devo riuscire... l'altra. Ma è impossibile, ragazzi, cioè non è una cazzata, eh. È qui dentro? Sì, è appena passato, cioè, capito? È impossibile, ridi, è impossibile. È impossibile, Alessio, è impossibile. Per i miei canoni è impossibile. Cosa significa siamo più di io? Quando... Vabbè, ma lo vedi! Vai. Ma lo vedi! Chiuditi! Vabbè, ma ho capito, ma non è possibile! Non è possibile! Cioè, così non vai da nessuna parte. È impossibile così, dai! Siamo in 2000, eh! Cioè, che cosa faccio? Spiegami. Festeggia che siamo in 2000. Esci? Ancora? È ancora lì? Sì, è appena andato via. Allora esci piano. Va bene, non posso uscire piano. Accendi la luce. Ok. Non c'è un'altra porta per caso? No. Non c'è nessun taglio. Vai. Tranquillo, determinato. Dovete camminare abbassato. Porca troia. Devi camminare abbassato. Stai lì davanti. Cammina abbassato. Non c'è. Vai, cammina abbassato. Ma perché devo camminare abbassato? Ci mette due perché vite. Ti sente? Cammina abbassato! Ma non mi può sentire, adesso vabbè, è troppo lontano. Vabbè, fai quello che ti pare. Eccolo, vai quindi, vai dritto, tu dove vai? Per devo andare a destra, perché lei è chiuso dritto. Ma l'hai visto che è là? Alessio! Lì ti devi abbassare però nell'acqua, non ci sono cazzi. È lì sopra? Alessio! Dimmi se è lì sopra! Chi? Sì, è lui! Spingilo! Salvataggio! Dove vai? Cosa, dove corri? Comunque tutti dicono devi camminare accucciato, davvero. Ho anche sbagliato strada. Non hai più la batteria. Cosa significa ricaricare la batteria? Perché ho finito la batteria. E cosa vuol dire ricaricare però? Cambiarla. E quindi però tu non ne hai più? Infatti. E perché funziona lo stesso? Non funziona perché c'è luce adesso. Ah, però ogni tanto lo puoi utilizzare anche se super scarica? No, non funziona. Perché c'è luce? Perché c'è luce? Perché no. Non fa niente, sì. No. Dove devo andare? Secondo me un minimo te lo dà. Perché altrimenti veramente non è. Scusa, ma io dove cazzo sono puntare? Non so più da qua. Un'ora e 20 per i primi 15 minuti. La fessura del muro indietro, ci sei andato? Ah, ecco qua, sì, bravo. Grazie. Prego, il mio lavoro. Spegni la camera ogni tanto, ma guardate che le luci accese, se no non ha senso usare la macchina fotografica. Quindi che cosa è successo? Dobbiamo ritornare ai controlli di sicurezza che hanno spento, ti ricordi? Te lo ricordi? Sì, mi fa un po' male la schiena, non so perché. Comunque dicevano di passare... Pensi di dover per forza parlare? Sì, perché dicono se vogliamo passare a normal troviamo più batteria ovviamente. Ma dove stava questo? È scriptato, non ci puoi capire. Vabbè, una cazzata, però stavo dentro. Dove la storia è venuta da dietro piano piano. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Molto atmosfera fia. Out of this place is the truth. Noi dobbiamo scoprire che in verità questo demone è una persona.
Perché questo qua per te è un demone? No, non questo, quello che si vedeva dentro, che è trasparente, che portava in giro le persone, in verità è una persona che non si vede. E perché dovrebbe essere una persona trasparente? È mentalità tipo Fear. Ma perché cioè, che in verità è mezzo demoniaco, in persona un demone, capito? Quindi o è una persona o è un demone? È una persona con dentro, cioè un demone dentro il corpo di una persona. Comunque continuano a dire che abbiamo la telecamera accesa, può essere? Chissà se ci hanno dato, lasciato un po' di batterie. Padre Martin si chiama. Pierpaolo? Sì. Hanno detto che questa parte sarà molto più rilassante. Meglio così, almeno. Non me lo faccio tutto fastidioso. Che cazzo fa questo qui? Ma è scemo? Ma che cazzo è? Deficiente? Ti ha aperto la porta? Sì, ma però è deficiente. Perché ti nascondi? Sono buoni qua. Non possibile, sono buoni, sai cazzata. Fidati. Puoi giocare il telefono questo pezzo? Penso con la testa sta incazzatissimo, eh? Che non è passato? Possiamo rimappare i comandi? No. In modo che mi abbasso con quello per accendere la telecamera? Io non è che posso imparare più di una configurazione nella vita. Sono nel mio sangue cosa? Loro. Sto andando nella direzione sbagliata con ogni probabilità. Ma chi è? Sono io. No, impossibile. Ma perché apri urli da solo? Apri quella porta. Non si apre. Come lo prova? Non hai spinto nessun pulsante. Ho capito perché. Spingi. Non mi dà il. Così vuol dire. Ma secondo me se non te lo indica vuol dire che non funziona. Non puoi esserti a fare quel rumore, Alessio. Secondo me sì, magari cammino su qualcosa qui. No. È qualcun altro, Alessio. C'è gente lì sotto. Sì, ma come cazzo? Quello sembrava che ti venisse da un centimetro. Lo senti? Sì, ma quando sì, ma non continua a camminare sullo stesso pezzo, Alessio. E quando passo. Sì, sti cazzi, vai via, basta, è rotto. Continua a camminare sullo stesso punto. Alza sto sguardo, oh, ma come cammini? Voglio vedere lui. Ma nella tua vita quando cammini, cammini guardando così basso. Sì, e non inciampo mai. Veramente, cioè, ma oh, hai visto il cazzotto qui? Oh, ma chi è? Chi ma è? Te l'ho anche detto, hai visto il cazzotto? Hai preso. Ero abbassato e mi sono alzato e l'ho visto dopo. Ma avvicinati, che ti succede, secondo te? Sai, sembra sta a ballare la rumba, sta a ballare. Lui secondo me è felice se gli fa un po' di compagnia. Ha fatto, ha smembrato uno completamente, cioè, ma che, come l'ha distrutta? Ma sono fissati coi gatti, ma perché sono fissati coi gatti? Pensavo che tu sarei così, Ale. Ma io già un po'. Perché la faccia ti si sta rovinando in quel mi modo. Sta cadendo? Sì, sì. C'è un intestino, un intestino. È un intestino, una milza, un fegato. Beh, non sono fatti male. Fatto però, carino, eh. Deve essere un bassissimo budget. E questo chi è? Chi è? Ha detto lui chi usa. Chi? Chi sia l'uomo del. Di padre Martin. Ah, perché padre Martin è gay? No. Capito, l'uomo di padre Martin. Cioè lui mi vuole ammazzare e ha detto non sarebbe educato farlo. Perché il padre Martin gli ha detto di no. Ha detto gli diamo un vantaggio. Sì. E ci uccideranno. Beh, ci dobbiamo seguirlo tutto il dialogo. Beh, sono. E mi sembra interessante. Lui vuole la lingua e il fegato. Segue l'altro con il pisello, però. Sentiamo che vuole l'altro. Niente, in questo momento. Cioè, è stato un momento di. Un stallo messicano sulla scelta invece l'altro che vuole. È uscito uno dalla porta abbastanza di corsa, è rientrato. Pierpaolo, devi guardare. Mi hanno dato una bella idea, che invece di dirti i tasti, ti dico nord, sud, ovest, est. Dei pulsanti. Guarda che non è male l'idea, eh. È vero, sud, sud, sud. Non ti fanno niente. Ha fatto tipo il potere della forza. Fighissimo. Forse è un Jedi sotto mente. Secondo me dopo un po' si incazza, eh. Vabbè, basta, non è divertente una volta, non sette.
Come fai a entrare in un posto buio? E spreca la batteria. C'è cazzo? No, ho dovuto sprecare una batteria per niente. Moglie, di quando poi ti servirà, che fai? Forse le batterie stanno dentro tutte queste porte vuote. Infatti... Ne stai a perdere tantissime, vuote. Sì, però non mi sembra che ci siano grandi scaffali in queste celle, perciò... Questa è la tua convinzione. Probabilmente qua dentro magari c'è una batteria per terra. Accendi la luce, per favore, Alessio. Basta, basta, fine, esci. Ma quelle aperte non le puoi entrare. Scusa, queste accese. Entra in queste accese. No, accese non vuol dire aperte. Prova, però, non le stai spingendo su no, nessuna. No, perché vedi, se non compare... Spingi X! Se non compare, non si apre! Vai, cammina, allora. Si è fa tutti incazzare comunque, eh? Ma lo dici tu? Questo qua è il classico tipo che mi salta addosso? No, questo sta in relax. No, hai visto che non è uscito? Vedi? Cosa? Ti dicono che è scienza, ma non è vero, Ale. È Billy che l'ha capito. Grande Billy Costa Curta, secondo te, o Billy Strabilli? Chi è ma chi è Billy Strabilli? Tu conosci Billy Strabilli? No, non so chi sia. È famosissimo. Sto perdendo un sacco di tempo. Quindi dove vado? Basta dormire, spazio, pace, lasciami in pace. Cioè, riesce a generare una noia infinita in questa parte che non succede un cazzo. Infatti devi fare tutto. Ah, ma era questo che sbatteva la testa, hai capito? Sì, 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 è chiarissimo. Però voglio che te ne vada da qui, perché è una... in realtà, non so, probabilmente devi ripassare da sopra o ho lasciato indietro due porte. Certo, hai lasciato indietro tutto, Alessio. Hai rotto il cazzo. Ah, tu sei arrivato da qua. Che cos'era quella piroetta che hai fatto? Perché lui mi ha spinto. Perché lui mi ha spinto. Bello questo. Questo era fighissimo. Billy Ball. Billy Ball o Billy Strabilli? Ma Billy Strabilli non so cosa sia. Billy Ball l'ho sentito. Guarda, guarda, lui fa come te. Fighissimo. Sulle scale a destra. Comunque bisogna andare da quelli là che dicevano che volevano il tuo pisello. Esatto. E l'altro però allora cos'era sta menata? Alla fine bastava aprire la porta lì. Sulle scale a destra. No, è che hai sbagliato come al solito fin dall'inizio, Alessio. Ma no, no, ha senso che ti faccia passare. Scommettiamo che hai sbagliato. Non ha nessun senso che si vada là. Sono già stato. Okay, vediamo. Non puoi passare, vediamo, è chiuso. Vediamo, vediamo, è chiuso. vediamo. Ok. Contento? Perché è ovvio che ti dovrà fare un percorso. Questa è la tua convinzione. Dove racconta un po' di storia. Però la questione è perché non ti fa passare là, questi dicono a destra. Perché è evidente che hai sbagliato strada. Sotto, dentro una cella c'è un cunicolo. Un cunicolo? Ma come parli, Alessio? Un cunicolo. Non cunicolo. Gli devi far vedere sti cazzo di piedi. C'è uno che sta menando. Ecco i piedi. Eccoli. Si vedono anche un po' le spalle. Si vedono i piedi. Sotto, dentro la cella c'è un cunicolo. Alessio, non so più come dirtelo. Guarda questo che figo come vai sta. Nella guarda cella. Questo. Vabbè, figo, ma vai nella cella. Sarà quest'altra cella, perché quella già l'ho vista lì. Non c'è nessun cunicolo, come lo chiami te. Controlla. Controlla. Ah. No, non è neanche qui. È la stessa cella? No, un'altra. Però è vuota anche questa. Cioè, ma solamente con te si può rimanere incastrati in questi parti, eh? Ci date una mano? Vedi? Cosa? C'era una porta da aprire. Tanto è continuare a parlare. Però ti è comparsa, sì, la non X. Non mi è comparso niente. Ti è comparsa la X. Che cos'è? Chi è? Che cos'è questo rumore? Continuano a dire di zoomare sui tipi. Non capisco. Secondo me devi scappare da qui. Come fa a passarmi? C'è un materasso davanti. Ricordati che è l'ultima batteria, eh. Vaffanculo questo posto di merda. No, sul serio, vaffanculo. Più vado avanti, più la morte sembra la cosa meno peggiore che potrebbe colpirmi qui. Capitano. Hai visto? Sono stato a... Sì, sì, hai fatto... L'exostudio.
ci ho sentito proprio, perché... No, passa già la telecamera consuma pile anche se non si usano gli infrarossi. Non mi sembra. La leva allora. Non so dove cazzo allora devo andare. Stai andando bene? Ah no, sto andando giusto, esatto. A caspio delle gambe. Oh! Sono ma chi è? Prima, ma chi è? No, è andato via il tizio. I vizi che volano il tuo pisello, la tua lingua, il tuo fegato. Vai, sono via. Ma scusa, qual è la motivazione esatta per cui noi siamo venuti? Cosa siamo, giornalisti? Ma chi è? Chi è? Rispondimi. God and now I always progress where follow the blood. Dobbiamo seguire il sangue adesso. No, aspetta, fammi vedere il muro. Fammi vedere il muro dall'altra parte. Che c'è? Quello di carta, sembra fatta di carta argentata. Sì, quella dello spazio. Ma chi è che fa tutti sti rumori? Oh, ma chi è, raga? Ma chi è quel morto? C'era una pila vicino al corpo appena prima. No. Non puoi tornare indietro? No, è chiuso. Clamoro. Che fail incredibile. Solo gli infrarossi comunque consumano, mi sembra. Infatti, la teoria più accreditata. C'è uno che dice giù me lo scarico con il sangue. Guarda questo qui. Questo fa tipo te quando leggi i libri, Alessio. Comunque, insomma, allora, a livello di... Guarda, fa come te quando leggi i libri, Alessio. Mi sposto sulle lettere. Frigio 1983 dice che consuma molto più lentamente le pile, ma le consuma. Sempre. Almeno a livello di difficoltà a cui ha giocato lui. A che livello hai giocato, Frigio? Comunque, esatto, ha detto che devi andare più piano, non devi essere così arrembato. Allora, non c'è nessuno, sono tutta della gente. Cioè, lui che legge i libri come te, infatti, guarda. Cioè, questo mi dico, Alessio, guarda, vi garantisco, Alessio, quando vivevamo insieme, lui stava sotto. Io spesso entravo dentro casa e lui faceva così. Quella è la tosca, per favore, guarda che sei uguale. Cioè, vabbè, è proprio un tempo, mette sto fatto, ogni volta c'è un pelato secco, deve essere io. Ma guarda il naso, porca puttana. Sotto le scale c'è una pila. Vabbè, ma allora stiamo veramente facendo gli idioti. Ho guardato sotto le scale e non c'era niente. Guarda come corre come marionettista. Anche qui c'è la pila. Va bene, ok. Allora, vediamo dove cazzo sta sta pila. Vediamo, pila, non vedo nessuna pila. Pila, dov'è la pila? Dov'è la pila? Dov'è la pila? Non c'è nessuna pila. Guarda la pila. Allora, la storia è che sono un giornalista che ha ricevuto una mail da un informatore. Ma te l'ho chiesto, non mi rispondi. Non ti ho sentito la domanda, perdonami. Ma capito, ma può uno andare dentro un manicomio dove sono arrivati i militari e non escono con una cazzo di telecamera per andare a fare una copertura? Ma ti armerai? Noi andiamo tutti gli anni a fare le tre con una telecamera. Ma non ci sono, però, non ci sono. Com'è che si chiamava il dottor? Padre Wesley. Padre Martin. Padre Martin. Che poi Padre Martin, se non ricordo male, è quello là di Coso, tra l'altro, è quello del segreto, Padre Martin. Pensavo di uccelli di Roma. No, dicevo, noi se ci pensi, abbiamo preso una casa nuova. Pensa se quest'anno andavamo a quella casa e dentro era così. Però scusa. Pensa se in casa c'era qualcuno. Scusa, hai trovato. Non ci sta nessuna pila. Ok. È rotto il cazzo, non so più come dirtelo. Non c'erano pile. Punto. Comunque hanno detto perché non hai preso la pila sotto le scale. Adesso spiegami perché lui mi deve dire questa cosa. Che cosa ti ha detto? Chiudi le porte alle spalle per rallentare gli inseguitori. Te lo sto ripetendo da ore. Ma quindi che vuol dire? Che arriveranno degli inseguitori, ovvio. E che se non chiudi le porte. Puoi stare zitto. È tarato che muori. E io la apro. E poi la richiudi. E poi la richiudi. E richiudi là. E richiudi là. Spingi X. Tieni premuto. Alessio. Cioè. Allora. Questa è la mia imitazione di Brunetta. Allora. Era uguale. Mamma mia, Alessio, veramente proprio. Ma perché non ti chiamano a fare le imitazioni ufficiali? Io mi chiedo. Guarda che ti invitano al bagaglino. Secondo te, questo qui, vedi, ce n'è uno, vedi? C'è uno qui che fa sempre che legge la porta in quel modo. Ma lì. Non hai chiuso la porta. Quindi che cosa fai adesso? Voglio vedere se magari lui da dentro ci sono delle pile. Vedi? Che dice vende delle pile? Magari lui vende pile, ha pile da regalare. Le pile però non si possono trovare dentro gli armadietti. Perché gli armadietti sono solo per nascondere. Allora lui ha un'altra cella solo per lui.
Chi è? Comunque mi dicono che puoi sono, stare zitto? Sono puoi stare zitto? Di Crozza, sono meglio di Crozza, che dovrei andare a Colorado e a... Ma chi è? Non sa fare rap. Ma magari vende pile. Ah no, uno che ha massacrato il tipo. Sì, ma vai a vedere da vicino per cortesia. Ha massacrato un tipo? Ti avvicini un po'. Questo ma... è cattivo, Alessio. Scusami, ma adesso praticamente ti farebbe ripartire da dentro la cella? Sì. Però non finiremo mai sto gioco. Non c'è un hack che possiamo montare per salvare dove ci pare? Un hack che possiamo montare? Ma chi cazzo sei? Deus Ex? Adam Jensen? Ma chi sei? Ma un parlo, hack che possiamo ma montare? Ma parlo di due righe ma di codice da andare a scopiazzare. Ma da dove esci fuori? Un hack da montare? Cioè, veramente? Ma quant'è che ti hanno chiamato Neo? Scusa, mi spieghi qua che posso fare? Cioè, allora, c'è questo così inutile. Ha la porta spalancata che sembra, dietro. Sembra non vendere pile. Ah, esatto. Ha la porta spalancata dietro. Io cosa faccio qua? Perché non stai zitto, Ale? Te lo dice pure lui. Guarda, ha detto la stessa cosa. Perché non stai zitto? Cioè, è incredibile, eh? Vabbè, niente, muoio, Alessio. Pensare che Outlast, quello stronzo di Elizabeth... No. Lo vedi? Lo vedi? Vedi? Giocato... Guardalo, vedi? Se l'hai giocato tutto in un giorno, morendo poche volte. Ma chi? Prova imbarazzo, Elizabeth DeWitt. Piata lei? No, ma penso che sia un maschio, perché si riferisce a se stesso come maschio. No, perché io l'ho finito, no? Me lo sono giocato. Il gioco certo, me lo sono giocato. Certo, come dovrebbe parlare? Sì, me la sono giocata per dire perché è una femmina. È proprio incredibile. Proprio l'italiano reale. Quando è che ti sei dimenticato come funziona? Secondo te? Allora, guarda lui. Secondo te? Però dipende che puoi parlare? Possiamo parlare? Possiamo parlare? E lei non ha i miei impedimenti mentali. Possiamo continuare a parlare? Secondo te? Lui sta lì. Ed è una potenziale minaccia. Sì, allora, o no? Vende pile. Esatto. Sì, o no? No, perché è pieno di scaffali dietro, quindi potrebbe essere pieno, pieno di pile. Io entrerei con circospezione. Però sai che se moriamo. Ha un coltello in mano, ha un macete in mano. Sì, ha menato a quello che è per terra morto. Continua a dire perché non stai zitto. Mi sembra improbabile. No, perché magari se io non parlo, lui non mi fa niente. Però no, siccome non c'è un comando per parlare. Quindi sto zitto per forza. Esatto, però tu ti vuol dire che qualcun altro dei tuoi rumori che producerai daranno molto fastidio. Producerai. Ma adesso, ma veramente? Ma adesso, ma come parli? Scusate, sono un po' stanco. Producerai. Ma io non lo so, veramente. Dai, facciamo così. Io provo a passarci. Provo, tanto male che va. Se ripartiamo dalla cella, prendo la pila. Sì, però smettiamo. Ehi là! Che ne dici tu? Oh? Va là. Posso entrare qui? Ti dispiace? Pile, pile. Non ce n'è. Tieni pile? Non ce n'è. Niente pile. Ciao ragazzo. Scusa, ciao. Non ti offendere. Oh no. Hai chiuso anche con questo. Sei ancora qui? Chiudi. Ok. Sempre il suo telefono staccato. Guarda qua che c'era, infatti. Pile? Sì, sì. Quante? Una. Se vedete adesso lui sta qua fuori incazzatissimo. Uela! Ciao ragazzo! Passo senza dirti niente. Oh oh. Dai che è tutto fatto, è tutto finito. Questo non era stato. Sì! Lo so. Lo so, hai proprio ragione. Ricordati che mio. Puoi correre e ti vai a chiudere nella porta di là! Perché non sei andato di là? Grande parkour. E adesso? La luce spente nella notte. Ma se stai tornando a casa? Che cazzo? Sto facendo ancora! Devi andare via. Dai, rifai tutto il giro. Vai, vai, chiuditi la porta. Dietro. Ma che mi chiudo la porta! Chiudi la porta dietro, non c'è ben poco da fare. Ti devi chiudere le porte dietro. Alessio, se me lo dici un'altra volta, giuro su te, ti tiro un calcio in bocca finché non ti faccio sanguinare fortissimo. Vai ancora, lui era lento. Alessio, hai rotto il cazzo proprio, guarda, veramente. Intanto guarda che cosa ti ho creato. Ti ha visto secondo te? Sta spaccando la porta. Intanto. Guarda. No, non la vede sta luce. Ti è. Intanto, guarda come gliel'ho ammollata. Ma era tutto sotto controllo. Sì, sì, ti ho spaccato proprio, guarda, hai visto che roba. Posso andare a fare la pipì? Alessio, fra poco è finita, quindi... Guarda lui intanto. Se n'è andato. Quindi allora tipo... chi è qua allora? Chi è che ha il manico? Vai, vai. Dimmi chi è, rispondi. Aspetta di finire la batteria. Aspetta di finisci la batteria. La battacaverna finisco.
Però mi sembra dobbiamo continuare? Mi sembra abbastanza lineare, cioè non vedo grandi complicazioni, disorientamenti. Perché ti sei nascosto? Perché c'è un tipo qui da fuori, lo vedi? Sta da cambiando. Fuori? Sì, che vuoi? Che dici? Ha fatto bene a nascondermi o no? Sì, allora? Stai tranquillo. No, cioè veramente. Ho fatto bene? Ho fatto bene? Non riesci a capire dove bisogna andare, il problema? A me fanno mula, sì. Beh, follow the blood. Sì, dove dice. Vado? Dove vado? Follow the blood! Avrei aperto una qualche. Ma là non c'era nulla. No. Devi seguire il sangue. Vabbè, adesso se parli ancora veramente giù su Dio. Chi è? È una porta. Che cos'è questo rumore? Andare. È la porta. Quale porta? Stanno sfondando una porta. Ma chi tendenzialmente chi è? Per venire in chi? Direzione perché? Tua. Io andrei. Ma se vado ci vado incontro, Alessio. Però che non c'era una porta che sulla destra. No. In realtà io sto leggendo la chat, ragazzi. Mi chiedono perché non legga la chat. Sto facendo il perché mio non meglio. Legga la chat? Ti danno del lei? Perché non legga la chat? No, perché una volta che uso l'italiano in maniera corretta, ho usato un congiuntivo nella sua forma propria. Aspetta, però effettivamente questa porta si è aperta adesso, perché quello ha spaccato. Avevi ragione, uno si è aperta la porta, c'ha ragione Anto. Follow the blood. Vabbè. Stai seguendo il sangue. Devo ritornare all'inizio, perché ho sbloccato l'ascensore iniziale. Il problema è che c'è questa cosa che è impossibile. Cioè, non puoi capire se ti stanno un centimetro. Questa cosa è una cazzata, Alessio. Devi correre nella stanza. Vabbè, se continui a parlare. Continua a parlare. Con la stagliola all'inizio. Allora, continua a parlare. Io non posso, però, non ascoltare i ragazzi che ci scrivono. Perché altrimenti, veramente. Non c'è compartecipazione. Invece. Pensi di voler continuare a parlare? Invece... Cioè, con questi termini lunghi? Vuoi parole più corte? Mi ha visto secondo te? Sì. Io faccio così. Teoricamente lui qua dovrebbe da passare. Quando passa vado là a sinistra. Come sei messo con la batteria? Ce n'ho un'altra, quasi finita. Però ne è un'altra. No, no, una. È una, non fare come Alessio. Un quinto. Ma... No, una no, di cinque. Una di cinque. Cioè ne posso portare cinque e ne ho una. È finita. No, però comunque... Ce n'è un'altra. È un'ora. Cioè quello non sta arrivando. Infatti io uscirei. Corri in fila a sinistra. Ma il problema è che lui veniva proprio da questa parte. Era fermo. Beveva un goccio d'acqua. Era fermo. Cioè, ma non c'è un salvataggio. Tutti i checkpoint automatici che ogni volta inizi da 45 pila sul ore. Tavolo, pila sul tavolo. Quale tavolo? Quale? Dove? Non lo so, di qua io ho letto pila sul tavolo. Sarà nella stanza prima. Pila, scrivania, stanza nuova. Vabbè, allora se dobbiamo... Questa. No, quella di là. Sinistra. Ci siamo andati a sinistra, ma non c'è. Scusa, niente. Qui però è andato via, non puoi controllarlo. Perché non controlli lì? Alessio, pensi di dover continuare? Non lo so, magari non avevi controllato. Hanno ragione, ragazzi. Grandi ragazzi. Fastidiosissimo, eh. Pensa per me giocarlo. Hai rotto il cazzo! Hai rotto veramente il cazzo, Alessio! Ma veramente tantissimo! Guarda, giusto dire, la prossima volta che lo fai, ti prendo la mano e ti ci cago sopra. Non sto scherzando, la prossima ti cago sulla mano, la prossima. Questo collega direttamente al tuo sfintere, Ale, vedo che ogni volta esce il fumo verde. Ma è incredibile perché potrebbe essere tendenzialmente infinita quella cosa lì. La potrei fare all'infinito e ti farebbe sempre paura. Alessio, c'è il tizio. Va bene, muoviti, tanto dietro le sbarre. Chi? Quel tizio. Hanno fatto l'hashtag. Sempre la lingua al fegato. Ti cago sulla mano. Ti ho detto di chi ti va su. Se lo rifà di nuovo, te l'ho detto. Prendo la mano, la metto sotto e ci cago sopra. Tanto non vedono in TV. In TV. Su internet. In TV. Su internet non vedono tanto. Quindi. Ah, dovevi zoomare su quelli là. Ricordati di utilizzare perché la telecamera. Che zoom fa? Per controllare. Chi? Per controllare chi? Per vedere, per fare un po' di show. Ma è bellissimo perché lui prende la telecamera e se si sbatte lo schermo sulla faccia. Ma come fate quando lavori, Alessio? Si vede che ha la tua stessa abilità di ripresa. Potresti chiamarlo alle 3 per fare le ripresa. Quasi quasi gli faccio un colpo di telefono. Com'è che si chiama? Humus? Humus Ulcart? Come il creatore dei Obsidian? Non so chi sia io. No, allora, se continui a fare ancora, non sto scherzando, se lo fai ancora... Ma, scusami...
Aspetta, Alessio. Non so più come dire. Secondo dirlo. Te io sono così goffo che prima mi giro, faccio della roba per farti capire. No, perché pensavo facessi tipo... No, no, stavo guardando The Buzz. Dopo il matrimonio a Mediaset, Pierpa crede di essere sempre in TV. La smetti di fare quella faccia. Ma perché ti dà fastidio la mia faccia? Sì, capito. Serve la chiave elettronica per aprire la porta. Ma dove cazzo siamo? Dici che lo possiamo mandare i nostri gameplay alla 5. Buono, ha staccato il cranio, cazzo. Perché non zoomi che io vorrei vederlo? Comunque, diciamo, questo come schizzava, sì, tizio? Sì, guarda, continua a schizzare. Follow the blood. Tu schizzi così tanto, eh? Quando mi staccano la testa, sì, hai preso in pelle di bed. Hai raccolto la chiave elettronica? Ma chi è? Mario Mortaccio, ma che cosa fa quello lì? Ma non è normale, ma può scendere da sotto alla roba in quel modo? Dove vai? Scendere, puoi scendere in quel modo. Dove vai? Alle docce devo andare. Ti serve qua il badge? Alessio, no, qua devo andare alle docce a sinistra. Lo sai già? E cosa c'era lì che non potevo... l'ho perso. Piera, a forza di fare quella faccia, diventerà un Carlino. Vabbè, oh. E che cos'era? Cosa c'era sulla scrivania? C'era un documento di quelli che mi servono. Che quindi non ti serve? Oh! Occhio alle docce, eh. Pierpa. Sto guardando le docce. Occhio, occhio. Le sto... Che cos'è? Che cos'è? Nevica? No, piove adesso. È uno strano concerto anche di neve a casa. Così sembrava, perché... sembrava neve in prospettiva. Poi adesso ho capito che è l'acqua sul vetro. Diciamo che non è la migliore delle simulazioni dell'universo. Ma smetti di fare quello, pazzo. Probabilmente ti si rovina la faccia, capisci? Ma ce l'hai dritto. Io mi girerei e scapperei. Non posso, vengo da dietro. Ah! Ma che era? Ma che cos'è? È una spadata nello stomaco che è arrivata. Ma di chi? Io ti ho detto stai scappando. Cioè. Ma di chi? Chi è? Chi è che mi ha tirato la spadata? È bellissimo perché hanno scritto 3, 2, 1 e poi ti è arrivata la spadata. Ma chi è? Chi è? Sono i due gemelli che... Ah, c'erano i due gemelli, è vero, Dier, mi sono dovuto lanciare. Cioè, spiegami, cioè... chi sono questi due gemelli e da dove arrivano? So, è quelli del fegato e della lingua, lei. Capito, erano... Perché ce n'era uno di fronte e uno di... capito? Hai capito? Comunque mi sembra che la soluzione al problema sia abbastanza semplice anche per te. Ok? Oh, dopo! Dimmi che hai capito. No! Scusami, ma non c'è pericolo qui, perché c'hai... sono morto! Ma sei morto o devi arrivare fino alle docce? Sono già andato alle docce. No, devi arrivare nello stesso punto. Ma mi sono sbagliato, possibile? Infatti, secondo me non stai andando nella direzione giusta. No, no, è la direzione giusta. Allora vai. Ma chi era? Non lo so. Vai. Dove? Dove? Vai a dove eri dove prima. Va? Dove sei morto? No, non devo andare dove sono devi morto. Andare dove no, sei morto. No, ho attraversato le docce. L'hai già passato il la parte dove sei morto? Sì. Non è possibile. Sì. Vedi? Vedi? Vedo cosa? Sto in un altro punto, vedi? Ok. Quindi raccogli un po' di roba. No, un pulsante da spingere. Che cazzo fa? Ma può fare quel rumore? Che ti sei girato? Chi è? È scesa qualcosa? Nasconditi. Porca pupazza, che dove vado? Dove vado? Voglio che lo guardi, voglio che lo guardi, lo devi guardare. No, muoio se lo guardo. E cos'è? Ti zampirano gli occhi, che cos'è? Mi correva addosso. Ma che era dietro il vetro? Mi correva addosso per forza, attenti, perché mi fanno aprire questo? Non l'hai fatto? Sì, hanno aperto, vedi? Vedi?
Ma c'è qualcuno dentro? Vai te, girati te, girati dentro al condotto. C'è qualcuno del condotto? Ma qualcuno non c'è nessuno. Sì, scommettiamo? Girati. Come l'accendo la... Sempre con la cosa destra. No, ok. Non spreca la batteria. No, di là che non c'è niente, di là. Se non mi fai sprecare batteria. No, ok, se devi scendere lì sotto. Scendo? Sì. Sta arrivando la porta. Non so come correre. Sinistro. Ho sbagliato. Corri, aprila! Chiudetela dietro! Sono morto. Mi ha strappato il cuore. Mi ha strappato un braccio. Non so come mi ha... E con braccio sei morto? Ha strappato un braccio e sei morto? Non lo so. Probabilmente non ha voluto infierire. Ma è il gemello, quello è un altro. Questo è il panzerotto. Vai. Scappa tu, poi vai tu per il condotto. Però sai che ti rincorre, devi aprire e chiuderti la porta. E poi tu fai adesso, fai il genio del cazzo. Prima, quando te l'ho detto io che il fatto che lui arrivava, facevi il coglione. No, ma come è possibile? Adesso è facile. Da che parte veniva lui? Da dietro, e devi correre dietro l'angolo. Cioè la... Dove? Vai, corri di qua. Vai, apri la porta e finita da dietro. Entra security. Non chiude! Entra security. Non posso entrare security! No, non da lì è pericoloso. Sei mio? Quando fa queste robe qua è spettatissimo, spettatissimo. Che fa inquietantissimo, perché io vedo la tua faccia riflessa nel televisore. Basta. 14:53. Ok, mamma mia. Cioè, veramente. Ma che non me ne frega un caso, il caso lo rifacciamo. Cioè, mo quand'è che dobbiamo farla sta roba? Settimana prossima, hai detto? Sì, quando sempre, ci siete giovedì l'otto. L'otto. Giovedì o venerdì. L'otto, ragazzi, perché tu ci stavi l'otto. Quindi, perché io ho l'ecografia transrettale il 6. Quindi quel giorno. Domenica. No, lunedì. Lunedì. Mercoledì 8. Ok. Poi mi hai detto tu fai quella lì, poi devi fare la prostata. No, quella transrettale per la prostata. L'ecografia transrettale. Poi c'ho la cultura batteriologica. Esatto, non diciamo dove. Poi devi fare il controllo dello sfintere. le urine. E le feci. Se sopravvivo, okay. Facciamo Outlast la prossima volta. Vabbè, spero che si siano divertiti, perché cioè, noi qua è... Una fatica del genere. Abbiamo raggiunto quasi 1.900, quindi ma siamo detto 2.000, arrivati a... Ah, ha sparato una cazzata. Ah, vabbè, come al solito. Ci mentono. E chi vogliamo salutare? Tutta la gente in chat, esatto. Tutti i moderatori, tutti quelli che hanno denigrato le nostre capacità di gioco e hanno sicuramente denigrato il fatto che io mi spavento troppo facilmente. Sarà su YouTube, quindi condividete. Basta sera? Sì, ma anche fra un paio d'ore. Condividete. Esatto, e commentate. A me diverte commentare perché voglio fare i like. In particolare preferisco su YouTube rispetto a multiplayer, perché a multiplayer non te ne frega un cazzo. Quindi su YouTube. E altre informazioni volevamo dare? Niente, non c'è niente. Proviamo a vedere quanto duriamo con questa roba qui. Va bene. Vorrei che scriveste quant'è secondo voi. Vorrei accettare scommesse su quanto ci metteremo a finire. Quante puntate? Esatto. Okay. Calcolando quello che avete visto nella prima puntata. Adesso la pausa caffè con gli altri, perché io vado a svenire. Fuck.